Buonasera, benvenuti da Manuel Bartolini, un caloroso saluto. Partiamo oggi con una nuovissima puntata di Verso Sera, il programma che vi fa da compagnia durante il vostro tè delle 17. Adesso ci organizzeremo anche noi con un buon tè, va bene regia? Me lo fate trovare la prossima settimana un tè? Sì, così. Solo tè oppure qualche biscotto? Tutto compreso. Tutto compreso nel prezzo. Allora, che cosa facciamo questa sera? Partiamo con un evento che ci sarà a breve qui vicino, nei pressi di Roma, poi vi diremo bene tutte le indicazioni, ma comunque è un evento che potete seguire da tutta Italia. Terme in Fiore, ce ne siamo già occupati lo scorso anno, parleremo quindi con l'organizzatore Stefano Borghetti, tantissime piante, rarissime, molto 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 belle, vediamo se ci dà pure qualche consiglio per la nostra piantina, io qua me la sono preparata, la piantina che non è vero, è finta, che noi coltiviamo, facciamo finta che sia vera, glielo diciamo, vediamo se ci casca. Poi, poi ripresa delle cerimonie, degli eventi, andremo a parlare con Matteo Zannini, un bravissimo organizzatore di eventi, wedding planner, parleremo di questo settore, ce ne siamo già occupati dall'inizio proprio della pandemia, ve lo ricorderete. Andiamo a vedere come si riparte, come è cambiato il settore degli eventi anche a causa del Covid. Io ad esempio ho avuto un matrimonio la scorsa estate, io sono un appassionato della confettata, dovete sapere, mi piacciono molto i confetti. Qualche anno fa, pensate, accompagnavo un'amica wedding planner ad una fiera che si svolge qui vicino Roma, che si chiama Roma Sposa, ed è una fiera dove ci sono tutti i professionisti del settore wedding. Io ci andavo, l'accompagnavo, facevo finta che ero il suo assistente, per andarmi a mangiare tutte le confettate, perché sono un appassionato di confetti. Chissà, Daniele in regia, ti piacciono i confetti? Sì, Manuel. C'è un gusto particolare? No. A me ricotta e pera, ma guarda, l'ho assaggiati di tutti i tipi, l'ho assaggiati al melone, alla Coca-Cola, ai vari Kinder, Bueno e robe varie. E quindi che succede? Quando vado ai matrimoni mi piace la confettata. Sono stato a un matrimonio la scorsa estate e non c'era la confettata perché per motivi di, diciamo così, di Covid non si può fare. Comunque, bando alle ciance, poi parleremo di, volteremo pagina, parleremo di alimentazione che concilia il sonno. Certe volte la sera andiamo a mettere a letto e non riusciamo a prendere sonno perché magari non abbiamo mangiato bene o abbiamo mangiato qualcosa che ci dà fastidio. Oppure ci sono delle abitudini, ci sono delle distrazioni, come ad esempio tenere il telefono a fianco sul comodino che non ci fa dormire. E in conclusione, se siamo bravi, ci andiamo a fare pure una bella passeggiata in Abruzzo con il nostro Jacopo Blago. Tanta carne sul fuoco, andiamo con ordine e allora... Che cosa si fa? Che cosa si fa? Lo scopriamo subito. Sigla. Che si fa? L'andiamo a chiedere al nostro primo ospite, Stefano Borghetti, organizzatore della fiera di piante rare. Vediamo un po' se è pronto, dovrebbe... Eccolo qui, buonasera Stefano. Ciao. Terme... Buonasera, come va? Buonasera, tutto bene. Terme in Fiore, torna questo attesissimo appuntamento. Sì, Terme in Fiore ritorna con la sua nona edizione, che in realtà sarebbe stata la undicesima, ma insomma, vabbè, la pandemia... Abbiamo saltato. Sì, abbiamo dato tutti quanti. E quindi questo prossimo weekend, 25-26, ci sarà di nuovo questa mostra mercato di piante esotiche rare. Rare vuol dire che non si trovano nella normale distribuzione dei garden e dei negozi di fiori. Ah, dove esattamente? Ricordiamo, noi abbiamo pure la locandina. Sì, questa mostra si chiama Terme in Fiore perché è nata in questo splendido sito archeologico che sono le Terme di Traiano di Civitavecchia, che si trovano proprio all'uscita del casello Civitavecchia Nord, quindi sono facilissime da raggiungere. Perfetto, quindi a Civitavecchia dal 25 al 26 settembre c'è questa bellissima mostra di piante rare, giusto Stefano? Allora, diciamo che... Queste mostre di qualità, mostre di giardinaggio di qualità, servono per avvicinare il pubblico proprio a determinate piante che non si possono trovare nella normale, nella grande distribuzione, ma sono piante che comunque sono acclimatabili nei nostri giardini e soprattutto sono piante coltivate interamente sul territorio italiano da professionisti
che in tutta Italia producono da anni queste piante che sono in natura, si trovano nei 5 continenti, e quindi ce n'è per tutti i gusti, dalle piante tropicali alle subtropicali, alle mediterranee, alle succulente, alle piante carnivore, alle orchidee, c'è un po' di tutto per tutti i gusti. E poi in queste mostre in genere c'è abbinato anche un percorso di artigianato di qualità, di essenze, magari miele, zafferano, comunque tutto quello che proviene dalla natura e dalle piante. Certo. Ok, quindi siamo arrivati alla nona edizione. Abbiamo detto il prossimo weekend a Civitavecchia, uscendo dal raccordo di Roma, quindi è semplicissimo arrivarci. Nona edizione. E una mostra in cui tu l'hai detto molto bene, ci sono queste piante che sono rare, che non sono magari le solite, le più commerciali, diciamo così, ma che sono Esatto. tutte coltivate in Italia e che possiamo tranquillamente anche avere in casa senza troppi problemi. Nona edizione, come nasce questa idea di fare una mostra? Facciamo un po' qualche passo indietro. Chi è venuta l'idea? Come... Dimmi un po'. L'idea, diciamo, io fin da ragazzo mi sono sempre occupato di piante e a un certo punto della mia vita in cui mi ero anche un po' stufato di un'altra attività professionale che svolgevo e volevo anche un po' rinnovare, volevo trovare nuove idee, frequentando io queste mostre e conoscendo molti vivaisti mi sono detto, ma perché non ci provo pure io? Certo. E quindi ho parlato con una mia amica, che è la mia co-organizzatrice, che si chiama Antonella Rocchi, che ha una società di comunicazioni, Orion Labs, che si occupa quindi di siti internet, di comunicazione, di tutte queste cose. E io ho detto, mi piacerebbe organizzare una mostra di piante, tu me la potresti diffondere. Certo, E una l'esperta di volta che abbiamo... comunicazione giustamente ti aiuta. E poi una volta che abbiamo deciso, ho contattato un po' di vivaisti, i quali poi hanno fatto un tam tam e ho trovato per la prima edizione già lo stesso numero più o meno che ci sono in questa. Solo che poi mi sono reso conto che dico, ma dove la faccio? E allora la mia amica Antonella ha detto, io conosco la presidente della Proloco, Maria Cristina Ciaffi, che è, insomma, è molto attiva a Civitavecchia e gestiscono le Terme di Traiano, sentiamo se ci ospitano là. E Beh, da una bella qui poi è location, eh? nato, lo step successivo è stato trovare il nome alla mostra, quindi si è chiamata poi Terme in Fiore perché è nata alle Terme di Traiano. Alle Terme di Traiano, ti chiedo solamente una cortesia adesso che andiamo avanti, se ti puoi poco allontanare dallo schermo perché così ti tagliamo. Ecco, perfetto, così ti vediamo meglio, ti vediamo meglio. Quindi nasce questa idea, subito un grande successo, abbiamo detto nona edizione, ma in realtà sono 11 anni che va avanti, c'è stata giustamente la piccola parentesi No, Covid. scusa, Manuel, Dimmi. sono meno anni perché questa manifestazione ha 2 edizioni, Ah, è primavera e vero. autunno. Giusto, è giusto, è giusto. Quindi Primavera e autunno. quelle che abbiamo perso in questi 2 anni sono le edizioni primaverili e anche le date sono fisse perché in tutta Italia ci sono mostre tutte le settimane dove i vivaisti vanno. Quindi Terme in Fiore ha il primo weekend di aprile e l'ultimo weekend di settembre. Perfetto, quindi primo di aprile e l'ultimo di settembre. Sicuramente tanta passione, tanta curiosità per le piante, però come sei diventato poi tu ad essere un esperto di piante? Qual è stato il tuo percorso? Raccontaci un po'. Beh, la parte romantica non me la ricordo perché mi hanno detto i miei che quando io avevo 3 o 4 anni loro potavano tani sul terrazzo e io prendevo questi pezzettini che loro avevano tagliato e li rimettevo nei vasetti. Quindi sicuramente quella è stata una prima cellula. Poi io ricordo bene che intorno ai 14-15 anni ho cominciato a guardare con un certo interesse le piante grasse. Quindi ho cominciato a comprare libri, ad informarmi, a collezionarle e da lì poi sono passato a tutto il resto delle piante. E poi quando abbiamo avuto una casa con giardino ho cominciato chiaramente ad occuparmi del giardino, però in maniera un po' amatoriale, non avendo grandi riferimenti, finché ho avuto la grande occasione di andare a lavorare in un'importantissima azienda di giardinaggio e florovivaismo a Sanremo. E, insomma, avevo 22-23 anni, mi sono formato lì e Nella poi città dei tornato, fiori proprio, Sanremo, esatto, nella città dei nella fiori, e poi patria. tornato a Civitavecchia. Per qualche anno ho gestito un garden, però non era proprio quello che mi piaceva e soprattutto ho collaborato con degli architetti paesaggisti che mi hanno dato fiducia, ho cominciato a fare allestimenti di giardini e insomma qualcuno anche di un certo rilievo di cui sono
sono fiero. Quindi ti E poi, occupi vabbè, anche poi ho di cambiato. giardini, giusto? Sì, diciamo che in realtà le mostre sono arrivate dopo, però c'è un termine che definisce chi fa l'attività come me, che in italiano non so come lo potremmo tradurre, comunque è garden designer, cioè praticamente colui il quale ti disegna il giardino, te lo Ho fa capito. capire prima che tu ce l'hai, Ecco, beh, perché prima che tu ce vedete, l'abbia. nel senso che magari a molti di noi, no? Soprattutto dopo la pandemia, io ho tanti amici che si sono spostati, magari erano più a Roma, più centrali, ma insomma questa è una cosa che è successa in tutta Italia, si è preferito avere o un bel balcone, un grande terrazzo, o meglio ancora anche un po' di giardino. Che cosa succede? Questo giardino però che tanto ci piace, poi alle volte diventa difficile non solo da mantenere, da curare, ma anche proprio arredarlo. Quindi la tua figura è quella, diciamo così, che un arredatore di giardino, possiamo dire così? Guarda, diciamo così, comunemente non mi posso definire botanico nel senso puro perché io sono laureato in lettere, non sono laureato in biologia o in agraria, quindi sono due campi diversi. Però nel mondo del giardinaggio quello che conta è l'esperienza e la competenza più che i titoli. Se io devo progettarti il giardino, per esempio, io mi affianco a degli architetti paesaggisti che, se tu vuoi vedere il tuo giardino disegnato sul computer con un progetto prima di vederlo realizzato, fatto e raccontato, abbiamo questa tipologia di modalità. Però la maggior parte delle persone preferiscono il racconto emotivo, quindi quando io vado nei loro giardini glielo faccio vivere a livello emotivo, Ho ecco, capito. diciamo così. E poi mi occupo di giardini avendo la possibilità di fruire di tutti questi vivaisti. Chiaramente mi occupo di progettare giardini che non siano il giardino condominiale con le piante comprate sotto casa. Esatto, non è il solito giardino, non è il solito giardino. Quindi se Non per disdegnare, sì. semplicemente che ho la possibilità di far conoscere piante che abitualmente non ti conoscono. Esatto, non i soliti gerani, diciamo così. No, i gerani che teniamo noi nelle mostre sono gerani che fanno parte di collezioni antiche. La storia del geranio, Manuel, magari questo però se ti va un giorno faremo un'altra puntata, è talmente bella ed affascinante che riguarda gli olandesi, gli inglesi, il Molto Sudafrica, volentieri. con dei racconti di aneddoti impressionanti, però non si chiamano gerani, si chiamano pelargoni. Ah, ecco. Bene, vabbè, noi chiaramente il nome no, quello più. Il nome Certo, noi sbagliato. li chiamiamo gerani. No, noi li chiamiamo gerani, come tante cose le chiamiamo con un nome differente, ma insomma nel mondo botanico li chiamiamo pelargoni perché in realtà i gerani sono altre cose, sono piantine erbacee che vivono anche nei nostri boschi. Dai, ti racconterò la storia un'altra volta perché è Assolutamente troppo sì, facciamo bella. una puntata speciale Gerani. Quindi, se noi chiamiamo te il tuo team di esperti, ci fate vedere il giardino, diciamo così, realizzato al computer prima ancora di, no, prima ancora di mettersi con le mani nella terra. Quello diciamo che quella deve essere una scelta del cliente, perché quello step lì ha dei costi, chiaramente, che vanno a coprire l'architetto paesaggista del progetto. Ci sono molti che preferiscono, diciamo, un racconto, come ti dicevo, emotivo, e poi il giardino si progetta insieme. A me è capitato, per esempio, di dover progettare un giardino di una signora che mi chiese di non mettere nulla che profumasse perché lei aveva allergia ai Ah, profumi e di dai. conseguenza a questo abbiamo dovuto evitare le rose, i gelsomini e tante altre piante che Certo. profumano. Un'altra signora invece mi disse che voleva fiori per tutto l'anno, quindi lì c'è una progettazione che parte da gennaio a dicembre, tu devi considerare le piante che fioriscono in tutte le stagioni, quindi c'è un'alternanza. Ognuno ha le sue esigenze, sono tutte interessanti e servono anche a chi progetta un giardino per crescere, per riconoscere, insomma, le varie possibilità che ci sono. Ma certo, questo è interessante perché magari il giardino piace a tutti, però abbiamo anche delle esigenze, c'è qualcuno che appunto ecco, ha un'allergia, quindi non può avere dei fiori troppo profumati perché poi gli danno fastidio, oppure c'è qualcuno che ha meno tempo per occuparsene, magari ti chiede, non so, dei fiori che hanno bisogno di meno cura, possibile? Meno attenzione, diciamo? Guarda, adesso va molto di moda, diciamo così, per essere ecologici, si va molto sui giardini a bassa manutenzione, cioè quelli che hanno bisogno di un basso apporto idrico, e quindi ci si rifà molto sui giardini mediterranei o sui giardini desertici di piante grasse, di cactacee,
E chi ha più disponibilità d'acqua chiaramente si può rivolgere anche a una tipologia di giardino con piante tropicali, subtropicali, palme e via dicendo. Come è il mio giardino di casa, io ho un giardino tropicale e subtropicale dove chiaramente, data l'umidità, ho fatto il compromesso di convivere con le zanzare tigre, anche perché avendo i gatti in giardino non posso disinfestare perché loro vanno lì a mordicchiare ogni tanto le erbette, le cose, però lo Assolutamente. faccio. Assolutamente sì. Allora, Stefano, noi sappiamo che tu sei anche un autore e attore teatrale. Regista, attore, regista, sì, diciamo che in realtà Regista, la mia perdonami, formazione, regista. sì, sono fermo da 2 anni perché io ho deciso che tornerò in teatro quando non ci sarà più l'esigenza della mascherina, perché proprio ieri sentivo parlare in televisione Massimo D'Apporto, che è comunque un grande nome, uno conosciuto del teatro, e diceva: noi possiamo tornare in teatro quando il teatro sarà pieno, perché gestire una compagnia teatrale con tutti i costi, con il teatro a metà, è complicato, figurati Follia. per chi come me fa questo lavoro in maniera artigianale, ma non si chiama Massimo D'Apporto. Io poi lavoro tantissimo anche con le scuole, produco spettacoli per le scuole, e quindi diciamo in questo periodo di pandemia mi sono avvantaggiato con la scrittura e aspettiamo fiduciosi. E Assolutamente sì. quello che è bello è che io nel tempo ho fatto diventare professioni quelle che erano le mie passioni. Questa è una cosa bella. Quindi diciamo che da inverno, sì, autunno-inverno sono molto concentrato sul teatro e poi quando cominciano le belle giornate divento il botanico. No, questa è una cosa molto bella, no? Il fatto di far diventare le proprie passioni, il proprio mestiere, credo sia anche un po' il segreto alle volte nella vita. Ma a parte questo, poi mi piaceva sottolineare, tu hai detto che in questo periodo di fermo dal punto di vista teatrale, dal punto di vista delle manifestazioni, hai scritto molto. E devo dire che questo è un qualcosa che vedo in tantissimi artisti come te. Perché questo è il bello dell'arte, credo, no? Nonostante dovevamo stare a casa, dovevamo stare fermi, però poi tutti a modo, ciascuno a modo suo ha prodotto qualcosa, cantanti che hanno scritto canzoni, autori che hanno scritto e appunto tu adesso me lo confermi. Quindi saremo curiosi poi di rivederti quando tornerai all'opera. La domanda che però io vorrei farti è: si può conciliare in qualche modo? Si può incontrare il mondo delle piante con quello del teatro? Guarda, sembrerebbe di no. Però innanzitutto c'è una cosa, che se quando ti occupi di teatro, diciamo, devi in qualche modo conoscere bene la lingua italiana. Io sono stato avvantaggiato perché ho fatto il liceo classico, però anche poi dover studiare la lingua italiana bene, anche etimologicamente, per conoscere il teatro, perché quando un attore dice una parola, la parola sa il significato, quindi la devi dire anche in una certa maniera, diciamo così. E questo mi ha aiutato per pronunciare bene i nomi delle piante che dal 1700, da quando Linneo ha creato la classificazione binomia, sono in latino e greco. E poi mi è capitato a volte di fare allestimenti sulla scena a seconda dello spettacolo, sì, con le piante adeguate, perché devi sapere, quando noi guardiamo ad esempio i film, le fiction in televisione, io molto spesso inorridisco perché vedo magari che in una fiction ambientata nell'Ottocento arredano con un ficus beniamina, che è una pianta che è arrivata da noi nel Novecento. E intorno al 1980, e quindi invece bisogna essere precisi in questo: i grandi registi lavorano con grandi scenografi e quindi lo sanno. Quando vediamo queste fiction, queste americanate, insomma, dove magari nel vestito del 700 c'hanno pure la zip dietro, anche le piante seguono questi destini, non sono Ah, accordate con i tempi. E vedi? io Ti su questo mi sei molto inorridisco. attento, è A volte chiaro? non riesco più a seguire la trama perché Questa è una guardo cosa molto come hanno recitato. interessante, lo sai, mi piace perché giustamente quando vediamo un film, quando vediamo qualcosa, no, ognuno ci vede appunto. Che ne so, io ho degli amici, ho un amico dottore, quando vede queste serie sempre americane ma anche italiane di medicina che tanto piacciono, mi dicono: ma guarda Manuel, che quel passaggio, quel momento non è così.
Quando l'amica, appunto, costumista che si accorge che il costume è sbagliato, ma oppure che ne so, per dirti, io ho una passione per le auto, quando mi capita di vedere dei film storici oppure che sono ambientati in altri anni, io pure riesco a vedere magari un modello di auto che chiaramente, se parliamo degli anni 80, non è che ci può essere, no, una macchina che, una Matiz che è uscita nel 2000, no? Ecco, questa è una cosa pure molto interessante, questa delle piante, insomma, bella. Bella curiosa in effetti, perché è vero. Oppure non so, magari potresti notare una pianta che sta in un ambiente in cui è impossibile che ci sia. No, guarda, guarda che io, la mia più cara amica che abita sullo stesso mio pianerottolo è una costumista di fiction, adesso sta lavorando fuori e lei mi racconta, lei fa fiction moderne. Sì. Quindi diciamo che non possono fare grandi sbagli perché possono mettere quello che vogliono. Però lei mi dice che generalmente usano sempre piante palme, lechenzi, ficus beniamina, piante piuttosto alte negli angoli perché servono per coprire dei fili, dei cavi. In realtà nella fiction le piante vengono messe a seconda di necessità di inquadratura per coprire qualcosa, a prescindere da quello che poi è la realtà. Ho visto per esempio che qualche volta mi capirà di vedere Don Matteo e lì le piante sono tutte piante dell'IKEA. Sì, perché IKEA ha una serie di piante, sempre quelle, e riconoscevo anche che da una location all'altra era la stessa pianta che veniva spostata. Questo è normale. L'importante però è essere precisi, pedissequi, insomma, con le epoche, con le storie, soprattutto se si fanno film storici. Bene. Bene, allora, carina questa cosa, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto. Tornando adesso invece alla fiera, che appunto ci sarà il prossimo weekend, qualche dettaglio proprio pratico. Eccolo qui, dal 25-26 settembre, Civitavecchia, ma poi se voi andate sui social lo potete seguire anche tutte le varie foto, ecco, dalle 9:30 alle 18:30. Ti vorrei chiedere, sembrerà una battuta, Green Pass, giusto per rimanere in tema. Sì, Occorre il serve il Green Green Pass Pass. nonostante l'evento sia all'aperto? Non occorre? Dimmi un po'. Allora, guarda, questo è una cosa che purtroppo non dipende da chi organizza, Ok, certo. siccome le terme di Traiano sono equiparate a museo, quindi è obbligatorio portare il Green Pass Bene. oppure un tampone negativo effettuato Oh, entro le 48 ore ecco. precedenti. Di contro, siccome siamo all'aperto, non è obbligatorio tenere la mascherina, salvo assembramenti davanti agli stand delle piante. Benissimo, E questo benissimo. è, guarda, tutti i giorni mi scrivono, È mi chiaro. chiedono, e poi se la prendono quelli che non sono vaccinati, che non si vogliono vaccinare, che non si Senza vogliono fare i fare tamponi. polemica, guarda, facciamo così, senza fare No, se la polemica, prendono eh? con me, capito? Ah. Come se io non fossi uno che la sfrutta, Dai, insomma. senza fare polemica, sono solamente queste delle indicazioni giustamente pratiche che diamo. Quindi Green Pass, tampone, facciamo i bravi, siamo responsabili. L'evento è all'aperto, però giustamente, come ci diceva Stefano, se a un certo punto siamo magari in un angolo in cui siamo un po' troppi, mascherina, ma questo insomma Tanto poi siamo abituati, la mascherina ormai è un vale fatto istintivo, il no? tempo. Amici a quattro zampe li possiamo portare? Sì, i cagnolini sono ben graditi, chiaramente devono stare al guinzaglio, e anche perché appunto in questo sito, ecco, può essere dispersivo pure per loro. E poi chi vuole passare una giornata lì comunque c'è da mangiare, Oh, ecco, me lo interessante, perché stavano già noi siamo... chiedendo qua da dietro le quinte. Si può mangiare che se nagna Civitavecchia? Di Termini in Guarda, Fiore non allora a specifico. Civitavecchia noi abbiamo due realtà diverse di magnatoia lì a Termini in Ecco. Fiore. Una ci sono Alberto e Giulia, che sono gli storici che hanno il track a Termini in Fiore, che ti fanno proprio il panino con lo cafone, oppure i primi Bene. piatti, quello con la porchetta, queste cose qua. Ecco. E poi quest'anno abbiamo un altro track che fa il cibo a chilometro zero, tutto quello che riguarda, loro fanno parte del percorso della strada del vino. E vengono Ottimo. da Cerveteri e tutto quello che portano non supera i 30 km da loro. Ok, E loro faranno perfetto. il panino gourmet con le verdure, con le A carni, con le cose chilometro tutte quante. zero, insomma, nel raggio, eh? Quindi si mangia pure bene. Siamo green pure lì. Stefano, allora noi ci vediamo il 25 e il 26 a Civitavecchia. Portiamo tranquillamente i nostri animali, mascherina, green pass o tampone, leggeri perché tanto lì si mangia bene. Stefano, grazie davvero per essere stato con noi. Noi ci risentiamo presto perché dobbiamo parlare di gerani, che non so gerani, Certo, eh?
Va Volentieri, bene? grazie a voi. Ti Grazie e buon aspetto a lavoro. te allora. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao Stefano, buona serata, grazie ancora. Ciao, ciao. Stefano Borghetti, questa bellissima manifestazione di terme in fiore. Noi adesso ci fermiamo qualche minuto, andiamo in pubblicità e dopo torniamo subito da voi perché voltiamo pagina, abbiamo altri argomenti di cui parlare, matrimoni, sana alimentazione, insomma, dobbiamo ancora andare avanti. A tra poco.